La settimana della verità, signor. Siamo al dunque, è durissima, siamo crollati, era prevedibile che la squadra avrebbe registrato un crollo, però, la stagione è ancora lunga, io non metto limiti alla provvidenza e di conseguenza si va. Allora, vi segnalo un paio di cose, ho visto che Vitale sta crescendo un botto a telecamere spente. E poi ho cambiato, nella speranza che prendesse qualcosa, il ruolo di Rizzo, così è anche AS, adesso lo sto facendo riandare COC dove rimarrà, perché è l'unico ruolo che sembra essere in grado. Da quando abbiamo spostato a D non si riconosce più, quindi lo voglio riportare a fare il COC, non voglio sfruttare minimamente quel bug famoso per potenziare, perché se lui deve essere sarà naturalmente. Vi segnalo che... E mo vatta a ricordare qual è. Vabbè, c'è uno della primavera che è diventato CC, che è lui, Marin. Ha preso 8 punti passando di ruolo, ragazzi. Una cosa sconvolgente. E per il resto, niente, questo è. Allora, oggi finalmente salvo colpi ciò se prova Veron. Aspetta. La faremo. E vediamo. Imprevisti, prepartita. 3-2-1. Ok, signori, finalmente scopriamo le meraviglie di Veron. E per il resto, Sakai, Amos, Lucca lo vogliamo mettere, abbiamo detto, in striscia alle spalle, abbiamo già fatto. Raga, vado. Ricominciamo a correre, ricominciamo se ce si fa, se ce si fa. Cosa non scontata. Allora, reduce dallo scandalo social, il nostro Veron è pronto a conquistare Perugia, a imporsi come esterno destro definitivo della carriera. Speriamo, forse la volta buona che mettiamo un punto sul ruolo. Beh, che in realtà pure Lucca credo che ci farà compagnia ancora a lungo. Con calma. Comodo, tranquillo. Va bene, Veron, che porta le scarpette rosse che furono di Yoshida. Porco tutto però, raga, manco le uscite facili. Ok, Avanza verso la porta, alla palla del vantaggio. Decisivo il contrasto mamma per mia impedire Fofana. all'attaccante di girare. Veron. Che bella palla, Si complica un po' Lucca. Che intercettando la traiettoria bella dell'avversario. palla. Disse l'urologo in visita. La perdono. No! No, Prova l'arrivo. niente! Buona Me idea. la merito, dopo una battuta del Rizzo genere me la attacca. merito. Va bene. Vabbè, eccoci, quest'anno il crollo è arrivato. Vediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Calimero ha Giocatore che si sta affermando segnato. ufficialmente in questa Vecchia stagione. Una conoscenza volta di più, il portiere di della nostra Sassuolo arriva serie con un di omaggio dell'Iblea. FM. Qui possiamo apprezzarlo appieno. Chi dimentica è Sì, ed ecco dunque, complice, arrivati alla prima fase sappiatelo. dell'incontro, 1-0. Con calma. Bravo. Elegantemente con questa serie di Io passaggi Amos, vorrei capire tu utilizza la in propria cosa fisicità, sei questo parato un facilmente dal possibile portiere. fuoriclasse. Perché il calcio lo possiamo abbastanza escludere, secondo me. Sì. Il calcio si può Pallone sfatto, decisamente scappa escludere. via. C'ha la sensibilità nel tocco di palla di uno che fa, che ne so, l'operaio, metalmeccanico, ecco. Ragazzi, comunque, perdere la Champions dopo aver rischiato di vincere lo scudetto a Lo Lucca, però riparte di fiato ripiate. e Cioè, difesa che veramente recupera. ripiate perché io sto perdendo la pazienza. Cioè, sta appoggi mi fanno uscire di testa a me, veramente. Sono quelle poche cose che mi fanno sclerà forte. Malagna campo. Niente, lui Capisce deve, subito lui che deve non correre e tirare, tipo cavallo. Gli metti il paraocchi, non se deve Occhio qui. guardare intorno. Arriva e tira, arriva e tira, arriva e tira, nient'altro. Non gli fate fa nient'altro perché non è capace. Mette bene. Prova a Mamma calciare. mia, Ci è arrivato Alemdar. il portiere evitando un gol Ci sicuro. salva la Rimessa vita. Il laterale. 2-0 ci avrebbe spaccato le La tocca corta. gambe. Bravo, bravo. Ma Altro se non fischi grande subito, ma che giocatore del Verona. aspetti? Che te lo chiamano dalla panca? Arbitraggi veramente comici. Io ancora sto. Sto La a gioca pensare corta. ai 7 minuti col Milan. Quarto uomo segnala un minuto di recupero. Veron. Tanto te pare. Si chiude Poteva così partire la con prima Cotrel. fase. No, no, perché qui si ricordano che scade il tempo di recupero. Quando c'ha la palla la CPU, no. Si fa finta di Tutto niente. pronto, comincia.
comincia la seconda frazione. Maledetti. Amos. Mamma mia, Amos mio. Amos mio. Basto io. Ciao Amos, ciao. E mettiamo il tuo friend group che si sta riprendendo un pochino. E Sakai si è visto. Sta là. Sakai sta là. Fammi ricredere, Amos, fammi ricredere. Mamma mia, Amos. Mamma mia, Amos. Manco te reggi in piedi, Amos. Bravo, sei giusto. Andiamo. Andiamo. Non andiamo. Ci fermiamo. Bravo, prendilo. Prezzo. La palla è buonissima. La palla è buonissima. Che non diventi un vizio. Niente, l'asse. L'asse Rizzo Luca. Luca Rizzo. Bene, 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 bene. Mamma mia. Palletta d'oro tra le linee. Bella, bella, bella. Questa, bella, signori. Credo che Rizzo oggi si voglia salvare dalla votazione di peggiore della settimana. Che credo questa settimana finirà ad Amos. Con buona pace di tutti. Buona pace delle statistiche. Buona pace delle prospettive. Mamma mia. Rizzo. No! Ne stava per fare un altro. Era bella. Ma tu provaci. Ma tarco tutto. Friendrup. Friendrup. Raccogli, bravissimo. Ma chi? Ma chi? Ti prego. Facciamolo. No. Se fosse passato quel pallone. Bravo Veron. Bravo Veron. Bravo Veron. I nostri due esterni nuovi un pochino opachi, devo dire, Però Sakai, però pure te oggi prestazione horribilis, eh. Mannaggia, alla gonna. Mannaggia. Vabbè. Partita equilibrata, che io vedi? Va bene così. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni. Può fare di più, è la verità. La Brochita può fare di più. Mi aspettavo una vittoria e dica la verità. Due settimane che perdiamo punti a profusione. Vabbè, ma non pensiamoci. Adesso c'è il Wolfsburg. Tanto Stein va in prestito. Chi io dice che deve aspettare a fine stagione? Vabbè. Allora, ragazzi, ma perché c'hanno? Cioè vogliono riacchioppare USA di nuovo. Ma io non sono interessato. Ho messo tanto a liberarmene adesso proprio. Dunque. Partita di coppa. Squadra stanca. Campionato da riprendere. Spiace dirlo, ma avevo detto no, non farò turnover, ma faccio turnover, ragazzi. Faccio turnover. Magari moderato sto turnover, ma turnover. Ma turnover. Moderato appunto. Celentano, portiere di coppa, non si tocca. E davanti. Andiamo così. È un mini turnover, niente di troppo invasivo. Però prima, nessun imprevisto, meno male, meno quello. Andiamo. Europa League delicata, molto delicata. Perché potrebbe essere una strada per la Champions alternativa nel caso in cui dovesse avere un tragollo in campionato. Però è lunga, è lunga. Bravo Renatino. Renatino, dai ed è scatto però un minimo. Ti prego, arca miseria, si è allungata di poco. Balla la breakdance sul portiere avversario. Rizzo intanto si diverte così. Guardalo. Bravo Arena, manco per sbaglio Sartinomode.
Manco per sbaglio. Bravo, Rocketman. Con calma. Bravi. Fai girare, bravissimo. Jankovic. La prima gioia. Attenzione perché questa può essere Sì! il prossimo No! vantaggio. L'arbitro interrompe l'azione, è fuori gioco. Ma di chi? Non ci credo, non ci credo. Ha fatto un bel passaggio, Jankovic. Bello vero. Scocca Oh, lungo bravo l'angolo. La Celentano. parata del portiere qui. Bravo. Una sicurezza al nostro molleggiato. Opta per il tocco corto. Tua. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Con calma. È partito, Takuma. Lo vedi? Bella All'interno la palla per dell'area. Jankovic. Arriva bene Ti sul prego, pallone non puoi per portare il sbagliare, tocco. Jankovic, non puoi sbagliare. Può far male qui. Non è Tocco corto del portiere possibile! che dice di Non dare è la distanza possibile! Volevo andare sul all'avversario. sicuro! Nessuno applaude Volevo andare dopo sul questo intervento. sicuro! Dovevo fare la finta, mandarlo al bar e poi buttarla dentro. Niente, non ho avuto la freddezza. Corner in area. Non bene Ok, qui stiamo difensore, giocando attenzione. meglio oggi, decisamente meglio del solito. Si oppone al traversone. Decisamente meglio del solito, ma Accetta non bene qui il basta. pallone. Bravo, così. Va Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento benissimo. disciplinare. Va benissimo. Il Fallo tattico ben tabellone delle speso. gialle, quarto uomo, indica un minuto di recupero. No, 1-0, vabbè, ma adesso il sempre a recupero vantaggio. scaduto, però. Sempre a recupero scaduto. È un incubo, sta cosa. È un incubo. È Termina così veramente il un primo incubo, tempo, sta l'arbitro cosa rimanda. del recupero. Io non. Se fosse una volta dentro Lucca, doppio servizio, purtroppo. Hernandez è stanco. Cambiamo i centrali. Sperando di prendere un po' margine e proviamo Amos esterno. Visto che tutti a D. Ma guarda che Amos potrebbe fare esterno. Fammi fare esterno e vediamo che succede. Forza. No, no, mamma mia, Risolve Celentano. la palla e neutralizza. Mamma mia, Celentano. Senza Celentano stavamo già 3-0. Sceglie subito il compagno. Ha letto Bravo molto bene questa Amos. Finalmente ti situazione. vedo fare qualcosa di buono. Ti prego. Il Ferreira. secondo tempo sulle tracce di questo giocatore. Adesso è arrivato Avanti l'avversario. così. Ti Attenzione, che occasione, Pierre. prego. Vai dentro, Lucca! Sicuro col Mannaggia a quel portiere. porco! Ma perché non riusciamo? Portiere forte comunque, devo dire. Ho già due o tre interventi. Intelligent. Palla riconquistata, possono Fofana è un ripartire. folle. Grande contrasto, Mamma mia, Pierre. Celentano. Fofana è Pallone un spostato folle. molto sul filo Fofana è avversario. un folle. Ce va di tacco in piena Si area di cambia rigore. per Io non. Wolfsburg. La mette fuori su questo corner. Tackle Bravo, senza decisivo. fallo. Rizzo ha fatto tipo. Fatto come la bimba dell'esorcista. Non so per quale motivo. Non so se Rizzo. avete notato, C'è ma. la Sono cose possibilità di brutte che contropiede. accadono. Rizzo, vai. Mamma mia, Ripartenza che tiene su Luca comunque Gundogan. c'ha dei problemi. Sui passaggi ha dei problemi veramente psicomotori piuttosto chiari. Buona possibilità. Si Bravo, sta ancora guardando nei piedi Rocketman. senza commettere Nonostante fallo. l'ammunizione. Amos, dai! Fai Ferreira. correre. C'è spazio per andare. Efficace la pressione della Bravo, oh, difesa, recupero del ammazza che pallone. bucio de. Carica il tiro. Mamma mia, ancora Chiude il Celentano. Le portiere. prende tutte. Chi possiamo buttare dentro per cercare di riprendere un po' Rabiot? Mamma mia. Vabbè, nessuno, ho capito, E gol. benissimo. Fate finta che non abbia detto nulla. Mamma mia, Palla che toccata panca. corta. C'è il cross nel mezzo. Tiro che Tra non crea infortuni e problemi cose alla difesa. varie, sto periodo è un macello. Ferreira! A Ferre! Non ce la puoi mettere un quarto d'ora a partire in velocità. Ah! Palla il pallone il Wolfsburg. Ma dov'è? No, vabbè, ragazzi, Rimette dai, il ma è in circo, Wolfsburg. però. Così è in circo. Così è in circo. Ma come l'ha preso? Vabbè, manco. Porca. Qua. Io sono davanti. Ho il pallone. Si abbiocca completamente. Io non.
Abbiamo beccato quel momento di stagione lì drammatico in cui non ti riesce nulla, te va tutto male. Fere! Ah, Fere! Mannaggia. A te e a me che non t'ho venduto quando ancora potevo. Mortacci mia. Vabbè. 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 Ma io è possibile che debba vivere ogni partita in questa maniera ignobile? 2-0 che compromette parecchio la situazione. Al ritorno sarà un incubo. Al ritorno sarà un incubo. Al ritorno sarà un incubo, ragazzi. Però al ritorno abbiamo Lino. Al ritorno abbiamo Lino. E io c'ho già un'idea per il ritorno. C'ho già un'idea. Ve la faccio anche vedere subito. Allora, sto preparando uno schema alternativo. Che è questo. 4-2-2-2 con Lino e Luca. Andremo all'assalto della situazione al ritorno mercoledì. Allora, si è ripreso Cancellieri, meno male. Quindi potrebbe anche Cancellieri essere un'alternativa interessante. Ah, coso, fai il bravo, Ferreira. Fai il bravo. Fai il bravo. E quindi Cancellieri lo portiamo in panca, assolutamente sì. E Lino per fortuna sta per tornare, ci manca come l'aria. Sakai, Amos, Veron, aspetta un attimo. Io c'ho la mezz'ora di mettere Veron a fare il sottopunta. Scusate un attimo, mettiamo Amos dove può fare meno danni, ecco, e alziamo Veron un attimo. Quindi 3, 2, 1, nessun imprevisto, meno male, e vado. Sperando che. Squadra in campo per il match di oggi che promette di regalare emozioni e spettacolo, ed è ciò che ci auguriamo. Match che seguiremo rigorosamente. Ma perché tutto sto cinema prima di Perugia Cagliari? Si fanno sentire di che fuori, mi sono perso? Vabbè, poco importa, tocca solo vincere. Ma quant'è che non vinciamo? 2 settimane? Sappi qualcosa per cui... E fallo allora. Allora se mi dai il vantaggio è fallo. Se mi dai il vantaggio il fuorigioco è arrivato perché io non ho potuto passare in tempo per colpa del fallo. Quindi è punizione per me. Mannaggia. Alla miseria, Ryu. Ryu! Piano piano! Ryu Sakai! Finalmente una gioia pure per Ryu. Nervosissimo, eh. E ne ha ben donde, come dicono quelli acculturati. Bene. La possiamo chiudere in tragedia tipo 7-0, così faccio giocare la primavera? Che avremo una partita abbastanza delicata. Palla bruttina. Però, bruttina. Bello. Per andare. Bello. Ci provano di nuovo. Ale. Vabbè, questi hanno una difesa che è inguardabile, ragazzi. Bene così. Bene così. Finalmente. Che è successo? Ci recupereranno anche questa? Chi lo sa. Campana. Mi sarei un pochino ino stancato di vedere i punti buttati. Bravo Alendar. Al pallone in mezzo. Ragazzi, perché fargliela riaprire in tutti i modi possibili e immaginabili, eh? Altro giro dalla bandierina. Se può sapere? Fuori sta palla, fuori. Andiamo a fare il 3-0, su. Per andare. Auguri da mamma Giuseppina e papà Antonio alla figlia Alessia che si è appena laureata. La mette in mezzo. Ma che ce frega da Alessia che si è appena laureata? Ma che ce frega? Mamma mia, 50° angolo del calcio. Questi non sanno programmare le regole di base, però pensano ad Alessia che si è appena laureata. Ve possino. Niente, vabbè, era scritto. Non c'era. Era veramente il 50° angolo del calcio. Il gol doveva arrivare per forza. Ringraziamo Alessia che ci ha distratto. Ma quanto deve durare sto vantaggio? Se può sapere? 3 giorni? Oh, ma l'arbitraggio è più brutto di sempre questi ultimi giorni. Ma com'è sto fatto? Amos. Ti prego. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Sei uno peggio dell'altro. Vuole l'imbucata.
azione che sfuma. Ryu. La palla è buona. Nello spazio, intelligente. Questo è il pallone giusto. Può fare la doppia? Manco per niente. Siamo lì però, siamo lì. Schiaffala dentro. La calcia in profondità. Sì, lo sapevo. Dai. Ale. Finalmente segniamo noi a recupero. E che è successo? Oh, miracolo. Oh, miracolo. 3-1. Forse, forse. E dico forse. A sto giro. 3 punti. Lipiamo. O forse no. Mamma mia, Alendar. Di pollicione. Di pollicione. Bene così. Questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Non l'ha allontanata abbastanza, attenzione. Iniziativa sventata dal... Beh, al 50esimo l'arbitro si è deciso a fischiare. Sono commosso. Sono commosso, devo dire. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, partita... Io preserverei un pochino, magari, Luca per la partita di ritorno. Cancellieri lo facciamo entrare per riprendere un po' a contatto con... la squadra e poi l'orsignori. Bene, dai, va, cerchiamo di preparare Cancellieri alla partita di coppa. Servirà come l'aria. Sarà una partita tostissima quella con Wolfsburg mercoledì. Veron Lewandowski per Ryu. Ariu, ma io devo capire, se noi abbiamo un problema di vitamine nella primavera, cioè che gli diamo da mangiare sti ragazzi mentre crescono? Se fosse uno che sa tirare come un essere umano, tutti piano piano tirano. Bravo! Neanche così, Moviolowski ci mette 12 ore a tirare. Corner battuto corto. Mi fate chiudere questa partita senza patemi d'animo? Se può? Veron. Cagliari è tutto sbilanciato. Veron. Niente. Mannaggia. Alla miseria. Lewandowski. La palla è buona, ma Veron sta dormendo. Veron, abbiamo iniziato male. Prima lo scandalo, poi le brutte prestazioni. Ma aspettavo di più, Mi aspettavo un po' di più, te dico la verità. Cambia il risultato del match dell'Inter, sentiamo. Prima rete. Aia, Said, niente, mamma mia, l'ho vista dentro. L'ho vista dentrissimo. Perdonami per prima. Ribadiamo tutta la calma del mondo. Con questa rete hanno aperto le marcature, risultato che adesso è di una. Poi mi spiegherete perché non darla direttamente a Lewandowski, ma fare un passaggio in più tra di voi. Sono sorprendere la difesa, ci spazio. Sagai. Bella ancora per Veron. La vogliamo chiudere? Oh, alleluia. Alleluia. Riusciamo a fare un'esultanza normale? Con calma. Dategli tempo a Moviolowski. Bene. Veron ha fatto un assist, almeno quello. Micidiali, direi. Ha trafitto poi il portiere da... Capisco perché abbia... Oh, io avevo tirato di prima, tanto per cambiare, lo dico. Ma quest'anno tanto la reattività dei comandi è una chimera. Va bene lo stesso. Bene! Signori, ritorna alla vittoria finalmente dopo tempo immemore. 9 tiri a 9, peraltro. Abbiamo anche rischiato pure qui, nonostante il risultato sembri far credere il contrario, ma... Troppo severo. Che poi la verità per certi versi. Bene ragazzi, bene. E pensiamo alla prossima, che è quella proprio drammatica, terribile, angoscia, aiuto. E dunque, puoi fare meglio. Continua a lavorare. Partita eccezionale. E ci siamo. Allora, ma poi lo Spezia che offre 34 milioni per Viti, ma che firmè? Vabbè, allora, la prossima volta, noi andremo a giocare la partita di Well
con la seguente formazione. Salvo colpi di scena. Lino e Luca davanti. Avremo... se riesco a mettere Cancellieri in questo ruolo. Cancellieri Veron. E poi il centrocampo migliore che abbiamo in questo momento, ovvero Rabiot Fofana. A destra giocherà Tanaka. È un rischio. Giocarla così è un rischio enorme, ragazzi. Enorme. Veramente enorme. Oppure si può ipotizzare una cosa di questo tipo la prossima volta, che forse è meglio questa. A occhio credo sia meglio questa, onestamente. Cancellieri e Lino dietro a Luca e via andare. È dura, ragazzi, è dura. È dura perché è una di quelle partite veramente impegnative. Purtroppo abbiamo sia Lino che Cancellieri molto fuori forma. Non lo so, ragazzi, non lo so. Però è una partita di quelle proprio toste. Ad ogni modo, diamo un'occhiata alla situazione. In chiusura. Tanto per eventualmente mettere una pezza dove si può. Un po' arrestata la crescita anche di Fontana Rosa. Purtroppo. Stai pure giocando. Io non so più che fa. Squadra un pochino in difficoltà, forse. Comunque, quest'estate, ragazzi miei, toccherà fare un po' di cose, perché intervenire molto su certi giocatori. Io vorrei... Potremmo lavorare su l'equilibrio. Rizzo sta lavorando. Cancellieri finalmente ritorna nelle rotazioni. Poro Koki, ragazzi. Allora, detto ciò, la primavera. Diamo un'occhiata se c'è qualcosa da fare. Sembrerebbe tutto abbastanza nella norma. 7 settimane, 2 settimane, 10 settimane, 3 settimane, 8 settimane. Vabbè, la situazione. Uscirà mai un campione vero dalla primavera? Chi lo sa. E per chiudere, un'occhiata volante. Tanto vediamo questo. Un'occhiata volante. Romeo 86. 305 milioni, ragazzi. Riusciremo mai ad averlo? Quanto ci sarebbe servito, Romeo? Quanto, ragazzi? Ma adesso, mo parlando seriamente, ma la nostra rosa, il più costoso chi è? Tanto contratti, ok. Veron con 77, Cancellieri 60, Luca 50. Pensavo meglio, eh. Amos 40 milioni, dove? Ma dove, ragazzi? Ma in quale multiverso? Vabbè, raga, ricordatevi il peggiore della settimana, mi raccomando. E ci vediamo mercoledì con questo ritorno delicatissimo. Serve un'impresa. Ce la faremo? Bah.